Giovanni Colacione qui al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, siamo alla seconda giornata e siamo in compagnia di Onofrio Gerlando. Con lui parliamo di un argomento particolare che è solo un po' sull'intervento che ha fatto qui in Comitato. Mi lascio a lui direttamente la parola. Il problema principale che c'è al mondo è quello dell'ambiente. Al problema dell'ambiente sono legati la nostra salute, la nostra qualità della vita e anche la fame nel mondo. Ad esempio, al giorno d'oggi per tirare su un chilo di carne, alla mucca gli vengono dati 7 kg di cereali. Siccome con un chilo di cereali ci fai 20 porzioni per far mangiare 20 persone, chiaramente fare avere l'abitudine, mettiamo, di mangiare troppa carne ci porta ad avere un sufficiente cibo per tutti. L'ONU ha calcolato che se venissero coltivati adesso i campi che sono coltivati, a cose che sono inerenti all'allevamento della carne, si potrebbero sfamare 25 miliardi di persone, adesso, non domani. È vero che si potrebbe fare la stessa cosa se si fermasse l'industria bellica per 3 giorni, perché forse non tutti sanno che l'industria bellica è la prima industria in tutti i paesi del mondo, mentre la seconda, purtroppo, è quella della droga. La terza è quella della prostituzione, seguita a ruota molto lontano da quella farmaceutica e alimentare. Quando c'è stata una proposta fatta dal capo dei macrobiotici d'Italia, Mario Pianesi, dice: chi sono i macrobiotici? I macrobiotici sono i nostri bisnonni, perché i nostri bisnonni mangiavano roba genuina, senza additivi chimici, senza OGM, organismi geneticamente modificati, per chi non lo sapesse, ormai purtroppo sono pochi quelli che non lo sanno. Mangiavano le cose che erano di stagione, perché non c'erano aerei che ti portavano le primizie dall'altra parte del mondo fino a casa tua. E questi erano i macrobiotici e questi sono tornati adesso di moda. Questo tipo di mangiare sembra che cura qualsiasi malattia, perché ogni malattia è creata da una disarmonia di un qualche cosa che si prende o in eccesso o troppo poco. Mettiamo il diabete, è un eccesso di zuccheri che viene preso dal corpo, il che crea questa famosa malattia che è il diabete, che ha delle conseguenze purtroppo tragiche. Bene, il diabete, tanto per fare un esempio, da sperimentazioni fatte, non da teorie, ormai da 12 anni, da 19 anni, viene risolto mangiando in una certa maniera. E in più, se fosse approvata dal governo italiano o dal Parlamento europeo, perché è già stata proposta sia l'uno che l'altro da Mario Pianesi, un'etichetta cosiddetta trasparente in cui c'è scritto: quel tizio ha prodotto tot quintali di questa materia, di riso, in quell'azienda hanno lavorato 3 persone, non hanno usato roba chimica, hanno seminato quando era tempo, perché ci si può seminare anche quando non è stagione, e via dicendo. Si sconfiggerebbe la mafia alimentare, quella che ci porta sulla tavola quelle cose che sono state cresciute vicino a una discarica abusiva, cose che poi ci portano a far star male. Capito? Quest'estate mi è capitato di mangiare un cocomero comprato da un super discount insieme a altra roba, mi è venuto un mal di testa, dico: ma che cosa, ma che... non riuscivo a capacitarmi. A un certo punto ho analizzato quello che avevo mangiato, così faccio sempre quando mi capita, e ho detto: forse è il cocomero. Sono tornato a quel posto, con quel disconto, ho comprato un'altra volta il cocomero, me lo sono mangiato, mi è rivenuto il mal di testa. Cioè, io voglio dire una cosa a chi sta ascoltando: attenzione a ciò che mangiate, perché l'AIDS è la dimostrazione pratica, dice che chi non ha i propri anticorpi muore per qualsiasi cosa, questo è l'AIDS. Gli anticorpi vengono fatti dalla qualità del cibo che mangiamo, e sulla qualità del cibo che noi mangiamo basterebbe leggere anche Gomorra per capire questa cosa qua. A me mi è capitato di stare in campagna e di passare vicino a una collina che puzzava di yogurt andato a male. Cioè, bisogna fare attenzione.
tutte le cose collegate all'alimentazione sono il primo all'alimentazione e all'ambiente sono il primo problema che c'è al mondo. Non c'è nessun'altra cosa, perché mettiamo le bombe atomiche, non le hanno buttate, perché non le hanno buttate? Perché inquinerebbero tutto quanto, e anche i potenti non potrebbero stare oltre 5 anni dentro un rifugio atomico, e si troverebbero a dover uscire dopo 5 anni in un mondo che non esiste più. Quello dell'ambiente, ripeto, è sempre il primo problema, ma anche tutto ciò che è collaterale all'ambiente. E il fatto di non sapere da dove vengono le cose sviluppa la mafia. Mettiamo l'antiproibizionismo negli Stati Uniti d'America, è stato fatto perché l'industria, cioè lo Stato americano, spendeva troppi soldi per curare le persone che stanno male con malattie derivanti dall'alcolismo. Allora che cosa si inventano? L'antiproibizionismo. Cioè, io per legge non te lo faccio prendere. Che cosa è successo di conseguenza? Il tabù attira sempre. E l'alcol, le persone che bevevano, è raddoppiata, ma è triplicata le patologie legate all'alcol, perché la qualità delle cose che venivano prese dalle persone non era più controllata. Magari le persone le hanno coltivate, le avevano preparate in un posto non igienicamente buono. Basti ricordare che 100 anni fa le nostre donne, quando partorivano, una su due moriva semplicemente perché non esistevano le stanze sterili. Le stanze sterili sono delle stanze dove non c'è polvere e i medici non si lavavano le mani. Anche la stessa cosa succedeva 40 anni fa in Italia: il 25% degli italiani aveva il verme solitario. Perché? Perché aveva l'abitudine di fare le salsicce fatte in casa e altre cose fatte in casa, senza stare a curare né se c'era polvere nell'ambiente, né se le cose che usavano erano ben sterilizzate, né se le mani erano ben lavate. E non è che basta pochi secondi per lavare le mani bisognerebbe insaponarle due volte e stare due minuti ogni volta, cosa che nessuno fa. A proposito delle mani, lo sapete che uno su sei degli italiani che va al bagno si lava le mani e non se le lava nemmeno propriamente, e poi magari maneggia il denaro o ti dà la mano, e il denaro poi, parlando di quello, non viene mai lavato. Infatti se guardate le mani delle cassiere di un supermercato troverete che sono nere e piene di tagli, che è la cosa più piena di germi e di schifezze che c'è in giro. Allora, io quello che volevo, che sto cercando da tempo di fare nell'ambito del Partito Radicale, è cercare di portare all'attenzione dei radicali queste battaglie, diciamo, sull'ambiente, sull'alimentazione, che diciamo ci interessano direttamente, perché la qualità della nostra vita dipende da come siamo, perché se noi abbiamo mal di denti, ha voglia metterti lì a fare home, meditare o qualsiasi altra cosa. Devi avere un corpo che sta bene e che funziona bene. Se sei di ottimo umore puoi affrontare qualsiasi problema, ma per essere di buon umore devi avere anche lo stomaco pieno e pieno di buon cibo e di cibo che non ha arricchito nessuna mafia. Mentre se vogliamo parlare del mio intervento di oggi, ci faccio una piccola parentesi, io sostengo che c'è un nuovo modo di fare, che è quello che hanno adottato i grillini. I grillini si riuniscono, qualcuno propone qualcosa, per alzata di mano viene approvata, poi però siccome sono pochi, non ci sono tutti gli iscritti in quel momento, mettono su rete quello che è stato approvato e poi viene discusso da tutta la rete, cioè da tutti gli iscritti. Non è che tutti possono dire la loro, sì, puoi fare delle proposte, ma non puoi magari modificarle quelle proposte se non sei iscritto. Se tu sei iscritto, allora le persone che ho visto lì sono entusiaste, perché loro contano, sanno che il loro voto può scegliere una determinata linea di azione. Invece qui che cosa facciamo? Riproponiamo per esempio il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti, che ancora mi fa male di dietro a pensarci, perché lì ce l'hanno messo quando l'abbiamo approvato. È stato approvato, messo dentro un cassetto, poi hanno fatto un'altra legge. Adesso che scopo ha riproporlo? È anacronistico, sprecare il proprio tempo. Guarda che il tempo è l'unica cosa che non abbiamo. Possiamo, i soldi se li perdiamo, possiamo rifare. Come diceva una canzone, nothing can back to you, che significa il tempo non torna indietro.
Io quando impiego il mio tempo per una battaglia radicale, devo essere conscio che quella battaglia è una battaglia giusta, o perlomeno devo essere sicuro, conscio, che io quella battaglia ho deciso di farla, ho scelto di farla, perché ho votato per quella battaglia. Magari il risultato quella volta non è stato a mio favore, però ho seguito la maggioranza, perché così è giusto che sia. Ma se io devo portare avanti delle battaglie che vengono proposte solo da qualcuno, mettiamo, adesso c'è, si propone la rosa, mettiamo all'ultima elezione, ci siamo proposti con il Ministero della Giustizia e Libertà, che non è un partito. Adesso ho incontrato un'amica che ha detto: ma voi non vi siete presentati all'ultima elezione, che vota radicale? E io ho detto: ma come no? Cioè, amo Amnistia, Giustizia e Libertà. Dice: ma io non l'ho riconosciuto così. O se no, sempre sul sito, che è stato scelto unicamente da Marco Pannella insieme a altre 8 persone, non è che abbiamo fatto un'assemblea, dice: no, guarda, facciamo scegliamo questo simbolo. Dice: questo simbolo a Milano ha impedito ai radicali di allearsi con Ambrosoli. Ambrosoli era d'accordo a allearsi con i radicali, solo che non voleva il simbolo a Ministria, Giustizia e Libertà. Ma perché se noi facciamo, siamo portatori avanti di una battaglia, dobbiamo mettere sul nostro simbolo quella battaglia? Ma no, non sta proprio né cielo né terra. Questo fatto che al Partito Radicale, che lui per statuto non si può proporre alle elezioni perché è un nominato, ma si può proporre solo la rosa nel pugno e la lista Marco Pannella, che sono di proprietà, diciamo, o sotto il controllo di Marco Pannella, insieme a un piccolo gruppo di gente che non arriva a 10 persone. Loro scelgono, poi vengono da noi e ci dicono: senti, vai a raccogliere le firme. Io sono uno di quelli che, quando c'è stato da raccogliere le firme di Storace, a un certo punto, quando stavo in piazza, ho detto: ma io sto raccogliendo le firme per Storace, ma non esiste proprio al mondo. Cioè, con tutto l'amore che gli voglio per Marco, ho detto, sono andato da, c'era il segretario dei Radicali di Roma, ho fatto: senti, ciò che fa, e me ne sono andato. Come me ne sono andato io, spontaneamente, senza dirsi niente, questo l'hanno fatto tantissimi radicali in tutta Italia, e l'hanno fatto anche per la raccolta delle firme su Amnistia, Giustizia e Libertà, che è uno slogan che ci mancava solo, e in più pizze e fichi al sabato sera. Ma che è questa cosa? Cioè, ma soprattutto è stato deciso il CEN, c'è il Comitato Nazionale dei Radicali, ci sono 60 persone, 60, non 8, che possono dire: va bene, a me mi piace. Allora, se in quell'occasione fosse stato approvato il simbolo Ministero Giustizia e Libertà o di allearsi con Storace, io avrei accettato. Ma no, che mi arriva Marco, che ne so, è andato all'assemblea il giorno che era un giovedì, io sento su Radio Radicale e dice: ma Poligno, che dice, che poi mi ha smentito qui pubblicamente, dice: no, ma io non ho proprio detto così. Insomma, però lei ha detto queste parole, smentito o non smentito, ha detto proprio: Marco è venuto e ci ha comunicato la nostra alleanza con Storace. Queste sono le esatte parole che ha detto, che sono scolpite dentro della mia mente. Inutile che poi lei, che gli vuole tanto bene, ma chi è che non vuole bene a Marco? Ma stiamo discutendo, ma non stiamo parlando del voler bene, stiamo parlando del fare politica, di non far sparire i radicali italiani dalla scena politica. Di questo stiamo parlando, capito? Perché se non cambiamo modo di fare politica, che si è regolata anacronistico, se non anacronistico, non piace alla gente. Non piace, se no ci avrebbero dato il voto, ma non perché noi ci abbiamo le TV a nostra disposizione o i giornali che ci spalleggiano, perché il pubblico vuole sentire delle cose che non siano campate in aria. Troppo? Vediamo quanto siamo in minutaggio. 20. 15. E quindi 15. Okay. Diciamo che basta. Allora, grazie per questo tuo contributo, appuntamento su un libro molto di più per queste e altre interviste. Grazie ancora. Ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao. Ciao.